Ecco un bel motivo per visitare il borgo di Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia. Appena arrivi in centro, ti accoglie uno spettacolo e la sua maestosa piazza Bentivoglio. Un'incantevole cornice di storia e cultura. Qui si ergono imponenti il Palazzo Bentivoglio, la Collegiata di Santa Maria della Neve e la Torre Civica. La piazza è un perfetto quadrato di 100 metri per lato. Non l'ho misurato. Così dicono. Passeggiare sotto i portici con ben 69 arcate è una delle priorità per godersi il paese. Il Palazzo Bentivoglio, gioiello architettonico eretto tra il 1594 e il 1600 da Ippolito Bentivoglio, racchiude al suo interno preziose testimonianze storiche e artistiche. Tra l'altro al suo interno vi è il museo dedicato ad il pittore naif Antonio Ligabue, famoso per le sue vicissitudini. Le sue opere e la sua figura sono celebrate con orgoglio dalla comunità locale, che gli dedicano anche le attività commerciali. Una cosa che non ti devi perdere è visitare il posto civico costruito nel 1765 per ordine del Duca di Modena, con lo scopo di evitare l'affioramento delle acque del Po che qui vicino transita. Questa costruzione gioca con la sua facciata della chiesa di Sant'Andrea sullo sfondo, un gioco prospettico che è davvero interessante. C'è un'altra bella cosa da vedere qui, è la Gollena del Po, che offre paesaggi fiabeschi, ma ve lo racconto nel prossimo video, vi lascio solo con l'anteprima e il suo rumore delle acque che sgorgano.